Allora, Maggio, non mi è sfuggito. Io ho fatto così, però non l'ho tirato. Stava per lanciare un pennarello, però non l'ha lanciato, quindi l'azione non l'ha fatta. Ci ha pensato? Si è preparato il lancio? No, ma perché mi grattava la... Mi no, picchiava. Maggio, la smetta di fare il giullare. Ho fatto così. Basta! Maggio se ne deve andare fuori. Ora. No! Maggio, ora! Che ho fatto? Ora! Che ho fatto? Quando vi faccio abbandonare l'aula, è un segno meno sul mio registro. Però, ma che ho fatto io? Vada fuori. Volevo grattare la schiena. Intanto è meno. Via. Sta meglio fuori, almeno fa anche fresco oggi. Non c'è nemmeno il sole. A maggio? Se mi prendete mi fate male? Maggio, guardi che me ne sono accorta, eh? Maggio! Cosa faceva alla finestra? Eccomi, prof. Ho sentito mia mamma. Le avevo detto di non darmi fastidio. Prof, di... io non ho fatto nulla. Le avevo detto di allontanarsi dall'aula. Sono andata. Allontanarsi non vuol dire affacciarsi e sperare che la prof non mi veda e che io lanci. Adesso. Non ho lanciato va nulla. Dal presidente. Ma se non ho lanciato niente. Vada? Prof, mi scusi. Vada? Cosa è successo, signor Maggio? No, mi aveva buttato fuori. Sono lei che mi fai prendere. Sta rischiando parecchio. Un piccolo Giulio ribelle è uscito allo scoperto. Un cambio che ora gli potrebbe costare molto caro. Temo un po' per Giulio perché ho paura che lo mandi via. È la prima volta che vado dal preside perché io sono bravo. Non sono nemmeno mai stato buttato fuori dall'aula. Non mi rimproverano mai i professori. Perché io me ne devo andare così? Signor Maggio, venga con me. Buonasera, signor Preside. Buongiorno, buonasera, signor segretario. Mi è stato riferito di un suo comportamento in classe. Vorrei che la professoressa Petolicchio mi desse i dettagli. Maggio ha ben pensato di collaborare con altri al lancio di oggetti in aula. Siccome ha avvertito precedentemente... Maggio! Non è ora di dormire, in piedi! Quando l'ho visto continuare a comportarsi, oserei dire da giullare di corte, l'ho invitato ad allontanarsi dall'aula. Tutti hanno iniziato a lanciare pennarelli, a me mi hanno passato la ciotola, volevo lanciarlo, non l'ho lanciato, glielo giuro su quello che vuole, non l'ho lanciato. E allora? Mi ha buttato fuori la professoressa. Mi sono affacciata alla finestra, ho visto la signorina da Dario che stava facendo un'espressione. Visto che io nel compito non l'ho fatta bene, credo. E crede bene. Volevo vedere come si svolgeva. E poi non so chi gliel'ha detto, cioè lei sicuramente si è accorta che io ero sulla finestra, quindi si è arrabbiata ulteriormente e ha ragione. Ho la sensazione che a lei piaccia fare un po' Pierino la peste. Non è il mio carattere, visto che ho avuto dei problemi in passato. Io sono stato vittima di bullismo, è una cosa che non dico mai,
però è successa e poi venivo sempre preso in giro per la mia altezza. Per essere accettato dagli altri cerco di farmi vedere più di più per legare con le persone e quindi tendo un po' a fare così. E io me ne rendo conto a volte, però anche a volte no, è sbagliatissimo questo comportamento, me ne rendo conto anch'io quando ci penso. Che lei voglia legare con i suoi compagni è una cosa buona e giusta e che lei cerchi solidarietà anche per rifarsi di momenti del passato è assolutamente accettabile. No, fare queste cose. Ci sono tanti modi, sa? Tanti. Per esempio, socializzi con le persone che si comportano come la signorina Gioia, per esempio. Io tirerò fuori il mio vero comportamento che devo tenere in questo collegio. Cercherò di fare tutto. Io vorrei che lei fosse onesto. Io sarò onesto. Uno può anche sbagliare, ma deve essere onesto. Sarò onesto con lei e con tutto il corpo docente da oggi. Ascolti un po'. Su questo foglio ci sono alcuni pensieri del nostro presidente, Sandro Pertini, intorno al concetto di onestà. Io voglio che lei li ricopi 30 volte in modo da ricordarsele bene. Scusi. Arrivederci. Arrivederci. Mi sono pentita tantissimo. Io prenderò la strada dell'essere più educato, di seguire la signorina Gioia. Questa punizione la voglio svolgere meglio di come faccio i temi a scuola per passare l'anno. È la cosa più importante della mia vita stare qui dentro. Anche per far vedere agli altri che sono fuori e magari mi trattavano male e posso diventare una persona più matura. Cercate di operare sempre con mani pulite, prima di tutto con voi stessi, per essere tranquilli davanti alla vostra coscienza, in modo che quando vi fate la barba al mattino, guardandovi allo specchio, non dobbiate rimproverarvi qualche cosa, ed in esso vedere rispecchiato la vostra onestà, che non vi accada mai di allontanarvi da questa strada maestra, che non abbiamo ad insinuarsi in voi suggestioni, suggerimenti che possano venirvi da parte di chiunque, che vi porterebbero fuori da questa strada di rettitudine e di onestà.